Russell Crowe arriva a Piacenza, si esibirà a Palazzo Farnese il 13 luglio, l'annuncio ieri sera al Festival di Sanremo. L'attore del Gladiatore ha scelto la nostra città per il suo tour italiano con la band The Gentleman Barbers. Il concerto di Crowe si inserisce nell'estate farnesiana e negli eventi a corredo del Tour de France. Un appuntamento che rappresenta una vetrina di promozione per il nostro territorio, come sottolinea l'assessore alla cultura Cristian Fiazza. Quando ieri sera ho sentito pronunciare le parole Palazzo Farnese e Piacenza da Amadeus sul palco dell'Ariston, mi si è mosso il cuore più del solito. Crowe faceva concerti già a 16 anni e a 17 ha inciso il primo disco. La musica dunque è il primo amore, poi è arrivato il cinema che lo ha reso famoso e apprezzato in tutto il mondo. A Piacenza porterà numerosi successi della storia della musica con brani iconici rivisitati. L'idea nasce semplicemente dalla proposta che è arrivata da Comunica SRL di realizzare appunto quella che i piacentini conoscono come l'estate farnesiana, Summer Car 2024. All'interno di quelle che sono le iniziative di Piacenza aspetta o accoglie il Tour de France, perciò appunto nei 100 giorni precedenti e anche ovviamente nei giorni successivi, l'idea è proprio quella di inserire vari eventi di fama internazionale e questo ovviamente è una cosa importante.